Il Comune di Teramo nei prossimi anni punterà sulla cultura e in particolare sul recupero del patrimonio artistico della città. Lo annuncia il nuovo assessore comunale alla cultura Luigi Ponziani, che traccia le linee portanti di un programma ambizioso. Mostre, premio Teramo, un festival permanente da tenersi ogni anno su un tema diverso, riallestimento e riapertura della Pinacoteca e del Museo Archeologico e potenziamento dell'Arca, grazie anche all'assunzione di personale specializzato. Dobbiamo però pensare anche delle figure altamente professionali che anche dall'esterno possano aiutarci in questa fase transitoria, ma anche successivamente, a svolgere questo ruolo di organizzazione, di valorizzazione di questo patrimonio che attualmente non è, o non è visibile per ragioni diciamo naturali, chiamiamolo così, il sisma, o comunque non è visibile come nel caso della Pinacoteca, perché la Pinacoteca è completamente disallestita. Per l'attuazione di questo programma culturale articolato e complesso, il Comune di Teramo vede accanto a sé partner di eccezione come l'Università di Teramo e la Fondazione Tercas. Quest'ultima in particolare sosterrà le iniziative del primo anno con 30.000 euro. La Fondazione è vicina a tutte le amministrazioni comunali e ancor più all'amministrazione comunale del capoluogo di provincia che è Teramo. Si è parlato di una serie di eventi che dal mese di luglio fino a dicembre già sono organizzati e posso dire sinceramente che in realtà tutti quegli eventi sono finanziati dalla Fondazione, quindi in realtà già la Fondazione lavora con tutte le associazioni del territorio e quindi già in embrione la politica culturale è avviata, ancora di più oggi si è sancita questa alleanza, tra virgolette, questa collaborazione molto forte.